E adesso facciamo una bella sfogliata di asparagi e patate, perché insomma in un pranzo al sacco, in un picnic, una torta salata ci sta. Le torte salate sono amatissime e non bastano mai le ricette, c'è sempre un'alternativa golosa. E questo ce la posso fare, proviamo di qua. Quella che vi propongo oggi è pasta sfoglia, patate, spinaci, poi una bella crema fatta di uova e panna, quindi proprio come la quiche, che rende il tutto cremoso, e sopra gli asparagi. Buttata in forno viene una delizia, cremosa, però la patata dà anche consistenza. Come prima cosa gli spinaci, spinaci o spinacini, decidete voi, potete usare anche gli spinaci, non tanti, un 100 grammi. Quello che io non faccio più da mo è di lessare gli spinaci nell'acqua, perché vengono acquosi, tutti appiccicati, mi fanno schifo, non li sopporto più. Veramente, invece, devi solo prendere una, se ne hai tanti, una pentola, una padella grande, in un minuto li fai appassire e hanno tutto un altro gusto. Vedete che adesso in un secondo sono pronti, che li faccio anche cuocere. Poi questi qua sono spinacini, quindi quasi li potrei mettere nel forno senza neanche cuocerli, eh. E questi sono anche un contorno delizioso. Ecco, quando li fate così, quindi non senza acqua, io non ci metto mai il sale, perché veramente non ce n'è bisogno, rimangono molto molto saporiti, eh. Ricordatevi, perché sennò... Oh, questa è una verdura appena cotta, che mantiene ancora, no, un po' di vitamine, di cose, se no, cioè, vengono delle robe terribili. Ecco, pronti. Allora, occupiamoci della nostra torta. Teglia, pasta sfoglia, usiamo naturalmente la carta forno che c'è già sotto, si può fare anche rettangolare, scegliete voi. Rotonda è bella perché si mettono gli asparagi tutti a raggiera, però messi anche in fila non sono male. Ecco qua, la srotoliamo. Il bordino io lo faccio dopo, prima la farcisco. Naturalmente qualche buchino, così non gonfia, cioè non fa le bolle. Patate, abbiamo due patate medie. Le tagliamo il più possibile sottili, così non fanno uno strato troppo importante. Ok, forse non le userò neanche tutte, adesso vedo. Perché queste, una volta cotte con il formaggio, con l'uovo, eccetera, diventano proprio cremose, danno una bella consistenza. Ok, via, questo è fatto. Spinaci o spinacini, bisognerebbe distribuirli un po' in giro. Però sapete che io un po' di sale sulle patate prima ce lo metto, eh. Ecco qua, anzi potete anche metterci la noce moscata, un po' di pepe, eh. Però se no sono un po'... Ok, potete metterne anche 200 grammi di spinaci, male non fanno. Va bene, a questo punto facciamo la nostra crema di uova. 3 uova. Forchetta. Di panna. Guardate, qualunque verdura voi mettiate in una
sopra una pasta sfoglia con questo mix di uova, panna e parmigiano diventa buonissima, perché rimane molto cremosa, a me piace tanto. È una cosa che uso spesso. Ci metto un po' di grana. Per insaporirla un pochino e intanto non metto, così non metto altro sale qua. Ok, questo è groviera, tipo potete usare formaggio coi buchi, 75 grammi, così è bella saporita questa torta. E adesso versiamo sopra la nostra crema, che deve andare in tutti gli angoli e i pertugi della mia torta. Sì. E già, secondo me, è buona così, Ma noi completiamo con gli asparagi, diciamo una quindicina di asparagi, come per gli spinaci. Vabbè, questi naturalmente bisogna cuocerli nell'acqua, però cuoceteli pochissimo, a bollore per non più di 5 minuti. Devono rimanere croccanti, verdi e croccanti. Poi metteteli come vi piace, anche in fila. Adesso Lorenzo dalla cucina si è esibito in una bellissima composizione, io non voglio essere da meno. Poi affonderanno un po' e adesso sembrano molto visibili. Forse dovevo rifilarli un po', ma mi dispiace, sono talmente buoni e anche costosi gli asparagi che tagliarne un pezzettino solo perché qui sennò mi dispiace. Dove lo metto? Qua. Così. Questi due sono picciriddi. Ok. Ok, adesso facciamo un bordino, che è la parte più divertente. Il bello della pasta sfoglia è che poi quando gonfia diventa molto bella, anche se magari il bordino non vi sembra perfetto, no? Poi in cottura viene benissimo. 180 gradi, 35 minuti. Dicevo, così la sfoglia ha tempo di cuocere e diventare bella friabile, che è la cosa gustosa. Aspettate ad applaudire, che dovete vedere quella pronta. Allora, io metto il timer e chiedo di là dalla cucina. Ah, ma non ho messo, accidenti, non ho messo il pomodorino. Vabbè, adesso vi arriva quella di No, me l'avevi detto, Gabriella, di mettere il pomodorino. Allora, adesso quando ci arriva quella della... Sì. Non ho messo il pomodorino! Abbiamo discusso un'ora se mettere il pomodorino o non mettere... Fa un po' naso del clown. È carino! Dai, allora, tu l'hai messo con la buccia, sì. Però poi quando hai tirato via la torta, hai tirato via la buccia così. Via, esatto. Bellina. È ancora un po' tiepida. Vabbè, ma anzi, è ancora più buona. Ah, brucia tantissimo! Giusto, un sabotaggio. Dai, vieni con me, va che bene, l'accompagniamo okay. Qua, visto che questa è anche opera tua. E voilà, bellissima! Ho fatto appassire gli spinaci in padella con un goccio d'olio, ho steso la sfoglia in una teglia da forno, l'ho farcita con le patate lesse a fette, ho messo il sale, ho unito gli spinaci, ho aggiunto il groviera, ho mescolato le uova con la panna e il grana, ho versato la crema di uova nella quiche, ho messo gli asparagi, se volete un pomodorino in mezzo, ho richiuso i bordi della pasta, ho cotto a 180 gradi per 35 minuti.